Franco Marrocco è un artista silenzioso ed è un artista preciso. Silenzioso perché lui non ha mai scelto le strade rumorose del sistema dell'arte italiano, ma è un artista preciso perché ha messo ordine, tra virgolette anche disordine, per citare un altro artista famoso, Thomas Demann, ha messo ordine nella sua opera. La sua pittura è astratta, nasce astratta, ma pone in primo piano l'aspetto evocativo. L'Eco del Bosco è una mostra dedicata interamente a Franco Marrocco e con Franco progettata oltre un anno fa per due sedi espositive, Spoleto e Legnano Palazzo Leone da Perego Maga. È un unico grande percorso che tuttavia in questo anno si è modificato come se fosse un organismo vivo, perché a Legnano esponiamo opere nuove prodotte in questi mesi, nella consapevolezza che un artista si vuole presentare nell'attualità proprio della sua ricerca. La mostra parte da un'opera storica, un'opera miliare capitale per la ricerca di Marrocco del 2007, La foresta pietrificata, un dipinto nel quale già si possono vedere delle ricerche, dei punti fermi di Marrocco che poi si aprono negli ultimi anni, negli ultimi lavori nell'Eco del Bosco. Mi piaceva pensare che il giardiniere Max Ernst abbia fatto dei giardini sublimi. Da lì nasce una serie di quadri che era La foresta pietrificata. E da lì, comunque, come una sorta di continuazione, arriviamo a questi ultimi quadri dove questa idea del bosco non è nient'altro che l'idea di costruire qualcosa che avesse a che fare con un'immagine che potrebbe anche appartenere alla natura. Ma la natura sparisce nel momento in cui noi facciamo contaminare dei segni. E pertanto la contaminazione naturale non può essere mai la contaminazione di un colore sovrapposto a un altro, di un colore disfatto, di un colore che è magari figlio di una maturazione che è, come dire, il colore marcio stesso che si deforma e crea altre forme. Questi elementi si ritrovano, si evolvono e si ritrovano nell'Eco del Bosco, si ritrovano nell'ultimissima ricerca di Marrocco, si ritrova la grande dimensione, la strutturazione della tela per ritmi compositivi e anche razionalmente ripartiti e si ritrova soprattutto la tensione di Marrocco a guardare alla realtà, una realtà che non è mai rappresentata tout court, ma che è evocata, evocata nella memoria, evocata nel colore, evocata nel segno, nello spazio, una realtà che non è nemmeno identificabile se sia naturale o artificiale. I segni si sovrappongono all'interno di spazi ben cadenzati, il colore si abbassa, diventa più leggero, vibrante, sempre vibrante, ma meno magmatico e meno quasi carnale rispetto agli anni precedenti, ed è quindi una quasi epurazione della pittura, una pittura più mentale, più essenziale e che filtra attraverso la memoria ciò che il nostro sguardo vede nella realtà.
mi vengono in mente gli affreschi della Domus Aurea e quindi mi viene in mente, naturalmente per citare il nostro luogo di origine, gli affreschi di Pompei, di Ercolano. Ma come sono in realtà divisi questi affreschi, che non sono assolutamente mosaici? L'affresco nasce su una parete, Marrocco fa nascere l'opera sulle tele, ma con lo stesso metodo. Le linee che dividevano gli affreschi da una storia ad un'altra, in realtà Marrocco divide con le tele da una parte all'altra, ed è la stessa identica cosa. Io magari ho trasferito l'idea del pennello con altri strumenti, con righelli di legno piuttosto che di metallo. Altri artisti, e qualcuno che io stimo anche, non utilizzano neanche più i pennelli ma direttamente le mani. Il medio dello strumento non c'è più, per cui c'è la presa diretta, e per questo credo che l'opera è corpo, ed è corpo anche del pittore. Credo che sia fondamentale, e anche per chi percepisce l'opera, avere la stessa condizione psicologica, come uno sguardo verso l'opera, come uno sguardo tattile, con uno sguardo che tocca, che percepisce, come dire, l'opera come se fosse terra, materia prima. Non è soltanto problema di estetica, di bello, di brutto, ma qualcos'altro che forse appartiene a quello che noi abbiamo percepito da bambini, che è il paesaggio. Il suo attaccamento alla terra, quindi alle origini, la presenza della storia continuamente nel suo lavoro. E si legge anche queste divisioni che parlavo prima, mi vengono in mente i muretti di pietra nelle nostre campagne, che dividevano, che erano sì da confine, ma disegnavano un paesaggio straordinario. Quindi è l'aspetto naturale delle cose, e quindi la natura, quindi i boschi che avanzano, e la natura che ti richiama. Per me è un enorme paesaggio il lavoro di Marrocco, che parte dal nostro sud e arriva al sud del nostro mondo, il Mediterraneo. La mostra è anche accompagnata da grandi disegni. In questo caso i disegni non sono disegni preparatori per i dipinti, ma sono un medium di riflessione e di ricerca che Marrocco usa costantemente e parallelamente rispetto alla ricerca pittorica, e che gli permette di sperimentare, di utilizzare anche materiali differenti, di andare a fondo con velocità nei temi e negli ambienti che più gli stanno a cuore. Thank you.
Pertanto il desiderio, credo, dell'artista sia un desiderio inconscio di fare un quadro infinito, come se fosse una sovrapposizione dello stesso quadro. L'idea di aggiungere e di dare corpo all'opera è contrapposto all'idea di togliere il corpo all'opera, di dare luce e di togliere la luce, di dare corpo e di sottrarre corpo a questa idea della pittura, perché la pittura poi in sé credo che sia un corpo anche. Io lascerei con una frase siriana del 1200 che penso sia fatta apposta per Franco Marrocco. Il fiore del deserto non lo vedi, ma c'è.